Simple Women è la storia di una donna e dell'idolo della sua adolescenza. È anche un film che racconta la creazione di un film ed è la storia dell'incontro fra una regista e un'attrice. Un'attrice che ha già avuto una grande carriera 20 anni prima e una regista nascente che inizia. Volevo lavorare con questa attrice da tanto tempo e l'avevo vista nei film di Allatley, ma non solo nei film di Allatley, anche nei film di un regista francese che si chiama Philippe Grandrieu. C'era qualcosa di familiare, poi era molto il fatto che non fosse solo un'attrice, che non fosse un'attrice americana, ma che avesse lavorato molto negli Stati Uniti, mi interessava perché volevo conoscere la sua storia. Però io non ero una fan di Elina Lovenson come la protagonista del mio film è stata, insomma. E quindi ho scritto questa storia a partire dall'incontro che io stessa ho avuto con questa attrice, però non avendo una posizione di fan. E poi lei aveva detto una frase interessante a una persona che è vicina a me, che era appunto non sono un'attrice americana. Ed era una frase molto bella perché conteneva tante cose, c'era l'idea che anche un paese poteva dire una frase così, un paese dell'Est Europa per esempio, Elina Rumena. E poi c'era l'America e c'era l'idea della finzione, del travestimento, dell'attrice e la negazione. E quindi potevo costruire sì, tante cose a partire da questa frase. Tempio. Ho girato un film in Romania perché Elina è rumena, però forse mi sono interessata alla romanità di Elina per altre ragioni, forse perché ho frequentato molto io l'Europa dell'Est con mio padre quando ero piccola, quindi c'era un'idea così di un ritorno alle origini che non sono le mie, però prima dell'89 io sono stata molto in Europa dell'Est con mio padre, quindi diciamo che ho un bagaglio di ricordi che sono anche i miei. E il fatto di aver raccontato Roma e Bucarest partecipava così di un incontro fra i popoli, fra questi due popoli, fra l'Occidente e fra l'Est e l'Ovest. Però nel sogno questo incontro si faceva in un piano di realtà onirica, nell'immaginazione, era come così un auspicio. Poi il fatto che ci fosse una produzione italiana e rumena è stato un processo produttivo quasi automatico perché una parte del film si girava a Bucarest, l'altra a Roma, quindi la produzione italiana ha cercato un coproduttore rumeno. Però di fatto io ho avuto la troupe italiana e la troupe rumena, quindi comunque hanno lavorato insieme rumeni e romani perché poi ho girato a Roma. Ed era divertente perché questa realtà del film si rifletteva poi in quello che il film raccontava, perché anche la protagonista aveva una troupe rumena. Quindi c'era un gioco di specchi che non si faceva solo tra le due protagoniste. La crescita sulla trasformazione, sull'identità, su come una persona si costruisce, sull'illusione. Sulla perdita delle illusioni, però non mai definitiva, mai totale. Io non credo, che la crescita si fa con un movimento unico, definitivo e radicale. Siamo sempre in trasformazione, non si finisce mai di cambiare, quindi non sono sicura che la protagonista, era una, non so, una donna un po' infantile che poi cresce. Io non ho mai letto. Non ho mai voluto raccontare questo. Penso che lei porta con sé una parte della sua infanzia, ma come noi tutti, che non è che per crescere debba necessariamente abbandonarla questa parte nella sua vita. Abbiamo tutti. Sì, penso che c'è sempre una parte di infanzia in noi.
c'è un cambio di visione. Lei nasce come spettatrice e diventa una regista, ha a che fare con un'immagine e poi incontra una persona che prima vedeva al cinema e che poi, con la quale poi deve lavorare. C'è l'idea del simulacro, dell'icona, del contenitore riempito di proiezioni e poi della persona reale, il fatto che le relazioni sono sempre complicate, che c'è una... Sì, che è difficile interagire con un'icona, ma i film non vanno mai avanti naturalmente perché... Perché sono delle finzioni e che quindi bisogna costruirle, che non c'è niente di naturale in un film. C'è sempre un po' un rapporto di compromesso un po' con la realtà. Un regista scrive un film, si immagina tante cose e poi non tutto si traduce esattamente come l'aveva immaginato. Non so se c'è stato un momento di crisi, ce ne sono stati vari. Poi noi abbiamo girato molto velocemente questo film e quindi c'erano delle difficoltà dovute a un tempo che è stato un po' compresso, però l'importante è che sia stato fatto, alla fine l'abbiamo, sì, l'abbiamo finito. Il fatto di arrivare, cioè come se uno fosse in un tunnel, poi c'è una luce, poi un regista, una troupe, è sempre un po' un brancolare nel buio quando uno fabbrica un film, perché la ricerca non è che avviene solo nel momento della scrittura, anche durante il momento delle durante le riprese, uno cerca sempre qualcosa e poi anche dopo in realtà, pure quando uno lo monta, sempre... e poi anche nel secondo film continua la ricerca che è interrotta nel film precedente. Non so se è una domanda che mi ha fatta all'autore o... alla critica. Io in realtà sto iniziando, quindi io questo sguardo così retrospettivo mi verrebbe, mi sembra un po' prematuro averlo. Di fatto vedo che ci sono delle cose che continuano ad interessarmi, l'idea del travestimento, del vero e del falso, l'avevo trattata in politica e al cinema già in Armando la politica e continuo a farlo questo film in realtà, lo stesso tipo di ricerca, sapendo che in Armando la politica tutto girava intorno a mio padre, che però mentiva nel film e quindi in qualche modo forse era anche un po' un attore, non lo so, a suo modo, o si travestiva comunque politicamente, che passava da una sponda all'altra, poi negava di aver cambiato partito. In questo caso no, è un'attrice vera e propria. C'è un'idea, sì, non so se mio padre, forse dovrei parlarne col mio analista, ma non è che fosse mio idolo, però avevo così, all'inizio della lavorazione di Armando e la politica c'era quest'idea in realtà di mio padre che aveva avuto le sue convinzioni, la sua storia, e poi c'era stato come un tradimento. E nel caso di Federica e di Elina, sì, questa attrice di Hall'Hartley era un'icona, nel mio film lavoro sulla costruzione di un'icona comunque, quindi sì, forse c'è un rapporto, però ecco di nuovo, io non credo che quando io inizio un film... Io ricerchi necessariamente un filo conduttore, posso rispondere adesso qui, però è un'operazione, diciamo, interpretativa. Penso che poi in un autore c'è sempre una forma, non so se ossessiva, però di trattare sempre un po' gli stessi temi e declinarli di film in film con dei racconti diversi. C'è una componente biografica e autobiografica. Nel caso di Lina Lovenson, che interpreta se stessa, ci sono degli elementi, dei momenti della sua vita che hanno nutrito questo personaggio che porta il suo nome, però non
ho alterato dei dati, li ho reinventati, li ho riscritti, non avevo questa necessità di verosimiglianza, a parte che non tutti conoscono la sua vita, era più un gioco che facevo fra l'immaginazione e poi la realtà di quello che mi raccontava. E lo stesso gioco l'ho praticato col personaggio di Federica, che ho nutrito con dei momenti della mia vita, degli elementi della mia vita, ma quello che poi diciamo la colonna portante del film, che è il rapporto con questo film durante l'adolescenza, non corrisponde a quello che ho vissuto io nella mia adolescenza, perché io non lo conoscevo all'Hartley, né Lina Lovenson quando avevo 15 anni, contrariamente alla mia protagonista. Però sì, ci ho giocato con l'idea della biografia o dell'autobiografia che alimenta il personaggio, quanto c'è di immaginato e quanto c'è di autentico. E poi il film parla di questo. E quando è là che uno vede i limiti della parola, forse se avessi trovato le parole giuste non avrei fatto un film. L'immagine contiene tante parole, e poi più è forte un'immagine, più parole contiene. Quindi l'idea di usare solo tre parole, non voglio ingabbiare il film, no, non lo so. Sì, i progetti sono sempre futuri. Sì, ce ne sono, un po' presto per parlarne, però sì, ho altri progetti, sì. Qui a Torino è la prima italiana del film. La stampa l'ha visto ieri, ma il pubblico lo incontrerò oggi, o comunque il pubblico incontrerà il film oggi, quindi non so quale sia la differenza fra un pubblico nordamericano, perché la prima del film è venuta a Toronto, quella internazionale. Direi anzi mondiale, perché è stato presentato lì a settembre per la prima volta. Quindi non so se c'è una differenza, non posso ancora commentare questa cosa, e la differenza tra il pubblico americano e quello italiano, per esempio. Io so che a Torino, un festival dove sono proprio nata, perché il mio primo lungometraggio, che era un lungometraggio documentario, era stato presentato qui in apertura allo Stato delle Cose, si chiamava la sezione del festival, 10 anni fa. E poi ho avuto dei cortometraggi anche qui a Torino, e adesso questo film. Quindi sono contenta che ci sia questa continuità. Insomma, che il festival sia sempre interessato al mio lavoro. E il pubblico, vi dirò, vedremo. Spero che sia ben accolto, capito, insomma, che il pubblico si diverta.